Resta molto alta l'attenzione sul fronte Covid in Abruzzo. Da un lato la revisione dei parametri per la definizione delle zone gialle tranquillizza, non facendosi più riferimento al numero di contagi per 100.000 abitanti, quanto alle soglie di occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari. Dall'altro però vi è il trend di crescita delle positività causate dall'alta trasmissibilità della variante Delta, che prolifera tra i più giovani, che si contagiano con feste, assembramenti o in vacanza, soprattutto di ritorno da mete sensibili quali Malta, Spagna e Inghilterra, per cui la raccomandazione resta sempre quella di comportamenti prudenti e di vaccinarsi quanto prima, completando il ciclo con le due dosi. Il direttore dell'Agenzia Sanitaria Abruzzese, Pierluigi Cosenza, dichiara che la situazione è sotto controllo, ma la regione è pronta ad una eventuale e non desiderata crescita dei ricoveri. Quali sono le criticità, se ci sono? Le criticità sono nazionali e sono le dosi di vaccino. Quelle purtroppo viaggiamo a vista. Le criticità, oltre questa, sono diciamo un cambio di direzione da parte del governo, per cui non si conteranno più i casi per fare le zone gialle, rosse, cioè, ma solo l'aumento dei ricoveri ospedalieri. E quindi questo è un fattore, diciamo, che noi come Abruzzo ci tranquillizza molto, perché a fronte di tanti positivi sono pochissimi le persone che si ricoverano. Questo tutto sommato oggi ci dice che, per fortuna, fino adesso, forse i ragazzi giovani, questa nuova variante non incide tanto sui ricoveri ospedalieri. Quindi andiamo avanti a vista, sperando che le cose rimangano così. Dovessero cambiare, noi stiamo già approntando dei piani per riconversione dei posti letto per le terapie intensive e per le subintensive. Il direttore Cosenza poi torna sulla proposta di legge approvata in giunta circa il riordino della rete ospedaliera. E diciamo, è proprio un orgoglio, perché è la prima volta che la regione Abruzzo presenta una rete espansiva, cioè non si parla né di riduzione di posti letto né di unità operative, si aggiungono solo a tutti gli ospedali delle strutture capaci di farle funzionare meglio e completare tutto il setting assistenziale. Abbiamo fatto dei tavoli, ci siamo supportati col territorio in maniera da non scontentare, sempre nell'ottica dell'assistenza al cittadino, tutte le realtà locali. È chiaro, non tutti saranno contenti, perché c'è qualcuno che vuole sempre di più, però intanto la rete la presentiamo, l'abbiamo deliberata. Poi eventualmente, se c'è qualcosa da correggere, si potrà correggere anche con gli atti aziendali, che sono la logica conseguenza della rete ospedaliera.